Empoli-Pescara 2-2, due brividi subito in apertura per il Pescara, perché Ricci con il piatto arriva in corsa su un cross che arriva dalla destra, Fiorillo Immobile, la palla sfiora il palo. Qualche minuto più tardi sempre Ricci salta a Balzano, cross basso, questa volta il colpo di tacco in bello stile di Moreo sfiora l'altro palo, anche in questo caso Fiorillo non poteva proprio arrivare. Il Pescara replica un minuto più tardi con una giocata di Macin che manda in area di rigore Busellato. Busellato controlla e serve Seter che non è tanto convinto, calcia debolmente di poco al lato, era una buona palla gol. Poi da segnalare un buon Pescara che ha imbrigliato l'Empoli, che non si è reso più pericoloso dalle parti del Fiorillo, e tre cartellini gialli sventolati dal direttore di gara, uno per l'Empoli, due per il Pescara, tutti per gioco falloso. Nello specifico sono stati ammoniti in casa biancazzurra Bocchetti per fallo su Romagnoli e Seter che ha trattenuto As che stava provando a ripartire. Nel secondo tempo, dopo pochi minuti, il gol del vantaggio del Pescara. E che gol, Massimo! Busellato recupera palla nella propria metà campo, corre 60 metri, palla al piede, è ottimo il movimento di Seter che chiama Romagnoli sulla sua corsa, Busellato fa tutto da solo, arriva, calcia con il sinistro e trova l'angolino basso, Pescara in vantaggio. L'Empoli però subito reagisce, lo fa molto bene, può inserire tantissima qualità il tecnico Dionisi. Bairami, che per me è entrato benissimo, Lamantia e l'ex, il grande ex Leo Mancuso. Ricci si fa trovare pronto proprio su una ribattuta, nel primo tempo il suo piatto ha sfiorato il palo, trova però subito il gol dell'1-1. Arriva il raddoppio, ma prima il Pescara poteva in due circostanze segnare, soprattutto con Busellato che su un cross che è arrivato dalla sinistra è andato a colpire con il corpo a due passi dalla porta. È stato bravo Brignoli a farsi trovare proprio sul punto esatto dove ha mandato il pallone Busellato, che poi per frustrazione ha anche fatto un brutto fallo, diciamo da cartellino arancione, è stato graziato con il giallo. Breda l'ha richiamato subito e ha inserito Busellato. Il 2-1 è arrivato con un cross lungo dalla destra, è stato bravo Lamantia a saltare sulla testa di Balzano a trovare l'angolino basso con l'aiuto del palo interno. Odgar è entrato al posto di Seter, è imbeccato da Omeonga con il destro a giro, ha sfiorato il pari, pari che è arrivato qualche minuto più tardi, cross di Nzita, entrato bene in partita, Pirrello con il braccio leggermente largo, tocca il pallone, dal dischetto va Macin che si fa respingere il tiro da Brignoli, ma è lesto sul tapin a trovare il 2-2. Nel finale Bairami spaventa una volta Fiorillo, che però è bravo in due tempi a bloccare, non succederà più nulla. Empoli-Pescara 2-2.